Venditalia 2014, diciamo che si replica quasi l'edizione del 2012, perché lo scenario era lo stesso: il bicchiere ibrid con la sua conferenza stampa, la sua presentazione attraverso la conferenza stampa. Erika Simonazzi che ce ne parlava, Lorenzo che ci esponeva quali erano le skills, le caratteristiche di questo prodotto. Sono passati 2 anni, a entrambi bentornati. Ciao Erika. Ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie. Ciao Lorenzo. Ciao Fabio, grazie. Ed ora, passati 2 anni, che cosa è accaduto? Parliamo un po' di questo ibrid che nel frattempo ha fatto dei passi avanti ed è cresciuto in modo esponenziale? Direi proprio di sì. 2 anni fa c'è stata la presentazione ufficiale, quindi era la novità, la super novità che noi proponevamo come unica novità dello stand. Quest'anno, in questa occasione, abbiamo altre novità, ma sempre proposto ibrid come prodotto di grande successo degli ultimi 2 anni. E quindi il format è sempre prodotto ecologico, unica vera soluzione ecologica attuale nel mondo della distribuzione automatica per quanto riguarda i nostri prodotti. E chi meglio per quanto riguarda ibrid può parlarne se non chi l'ha seguito, l'ha spinto e l'ha trattato come un bambino, come il suo bambino in questi 2 anni di vita. Quindi un figlioccio. Un suo figlio che si è curato e che ha portato a veramente a buoni risultati. E allora, Lorenzo Bassi, tu ti sei occupato di ibrid negli ultimi 2 anni, anche se non solo di ibrid. Possiamo fare il punto della situazione? Che cosa è successo in questi ultimi 2 anni in termini numerici? In termini numerici sicuramente il prodotto ha riscosso un grandissimo successo, diciamo non solo in Italia ma in diversi paesi europei, dove effettivamente l'esigenza ecologica, ma soprattutto l'esigenza di proporre un'alternativa al consumatore che sia realmente sostenibile e che sia sostenibile anche a livello di prezzo, donando anche un beneficio importante per l'operatore, ha determinato veramente il successo di questo prodotto. I numeri sono cresciuti sempre di più il numero di operatori che stanno adottando questo tipo di prodotto, anche se non in modo massiccio, ma mirato sui punti vendita dove questo è richiesto. Quindi per questo abbiamo per il mercato italiano sviluppato anche la linea del bicchiere OCS, quindi siamo usciti con un bicchiere da 100 cc più piccolo, quindi di ricardo sia al mercato OCS che per le macchine dual cap. Io ho avuto modo di prendere un caffè attraverso il vostro ibrid poche settimane fa e quando l'ho visto ho detto: ma non è possibile, io me lo ricordavo più grande. E in realtà è accaduto proprio questo: voi avete realizzato questo 100cc, prendere il caffè all'interno di questo bicchiere attraverso la macchina OCS è stata per me intanto una sorpresa e poi devo dirlo anche un po' una soddisfazione, perché ho fatto un po' da padrino in termini mediatici per il vostro prodotto e io che credo tanto nell'ecologia, nella salvaguardia dell'ambiente, ritengo che sia davvero una delle soluzioni più indovinate dell'ultimo periodo per quanto riguarda la distribuzione automatica. Diciamo però anche per quale motivo voi siete qui a Venditalia 2014. Sì, certamente per andare ad accogliere quelli che sono i nuovi e i vecchi clienti, ma soprattutto per presentare 2 prodotti nuovi. Beh, sicuramente per noi è una novità la versione ibrid fatta piccolina, infatti la presentiamo assolutamente come novità di questa fiera. Perché? Perché comunque ci è chiesto utilizzare un bicchiere più piccolo, sempre nella nostra classica forma a tazzina per enfatizzare la cremosità del caffè, ma sempre con il concetto ecologico che sta di fondo. Quindi praticamente tutte quelle locazioni, come diceva Lorenzo, in cui è richiesto espressamente una attenzione particolare all'ambiente, parliamo anche di situazioni in cui ci sono appalti pubblici, in cui scuole piuttosto che università, ospedali richiedono specificamente una soluzione ecologica, quindi sostenibile. Questo può aiutare quindi i nostri clienti
ad assicurarsi questo tipo ad assicurare un'offerta sostenibile in questi tipi di gare e quindi ad avere un plus da giocarsi nel momento in cui si va alla trattativa. Volevo ricordare anche che effettivamente Hybrid, la sua sostenibilità deriva dal fatto sia del risparmio di CO2 che la sua riciclabilità nella plastica. Questo va a togliere al gestore, quindi all'operatore, tutta quella problematica legata al recupero dei rifiuti e anche alla gestione del rifiuto organico. Spesso e volentieri molti prodotti che vengono definiti biodegradabili compostabili vanno poi gestiti nell'umido. In molte locazioni non esiste questo tipo di gestione e quindi la possibilità di riciclare il bicchiere nella plastica è un vantaggio molto importante a livello operativo. Siete riusciti a coprire una nicchia che era quasi vuota. Ma più che altro secondo me noi abbiamo fatto la nostra offerta sostenibile e anche corretta, cioè noi non diciamo in giro si trova di tutto. Noi non stiamo raccontando delle cose immaginarie o stiamo dando dei prodotti che fingono di essere qualcosa che non sono. Noi abbiamo dimostrato scientificamente cos'è il nostro prodotto e lo stiamo proponendo esattamente per quello che è. Quindi è veramente un'offerta sostenibile a livello ambientale. Questo è quanto e quindi i numeri e l'interesse del mercato ci ha dato poi ragione, insomma. E poi a parte questo ci sono altre novità, soprattutto in questa fiera noi abbiamo presentato un nuovo modo di fare vending che se nel nord Europa è già piuttosto sviluppato sta arrivando anche in Italia, quindi il vending to go. Aspetta, interrompiamo solo un attimo, passiamo dall'altra parte, ci vaporizziamo e ricompariamo dall'altra parte tra pochissimi secondi. Pochi secondi, l'avevamo detto, siamo qui. E allora, questa è la postazione dove possiamo apprezzare e ammirare il Coffee to Go. Che cos'è il Coffee to Go? Praticamente è un modo di bere il caffè o comunque in generale la bevanda calda to go, andante. Quindi praticamente tutte quelle postazioni vending in cui la gente non si ferma a chiacchierare come può essere in ufficio, quindi alla stazione dei treni piuttosto che in aeroporto, in tutte quelle situazioni in cui una persona ha voglia di farsi un caffè o un cappuccino ma non ha il tempo di fermarsi davanti al distributore. Quindi facciamo un esempio nel frattempo. Un esempio, prendiamo un tè. E dalla macchina verrà erogato, dal distributore verrà erogato sia il bicchiere, il nostro bicchiere che proponiamo come novità di questa fiera, isolante, soft touch, è molto particolare come bicchiere, il nostro bicchiere barrier, isola dalle bevande calde, al tatto ha una texture molto soffice che è accattivante, che adesso fai. No, è che io la guardo e mi meraviglio perché, amici, ovviamente le sensazioni tattili non possono essere spiegate, non possono essere manifestate attraverso dei termini, sono tattili, per cui a sentirlo sembra quasi qualcosa di goffrato, è morbido, esatto, è vellutato. È un cappuccino vellutato, soffice, quindi crea un'interfaccia tra il consumatore e la bevanda. Verrebbe quasi a dire appare un contenitore di lusso per una bevanda economica. Di fatto la sensazione è questa, perché è una bella sensazione. Ricordiamoci che il target price di un prodotto come questo è erogato in un bicchiere col coperchio in automatico, e questa è la vera grande novità anche, perché avere la possibilità di chiuderlo con un coperchio erogato automaticamente permette veramente di poter vendere un concetto to go, ovviamente con un target price tra l'euro e mezzo e i due, quindi con un'elevata redditività anche da parte dell'operatore, e soprattutto si va incontro ad un segmento già pronto a pagare questo tipo di costo per avere un servizio completamente diverso e finalmente moderno. Andiamo a vedere la bevanda che avevamo selezionato prima nel frattempo. Allora io cedo per un attimo quella non... Ecco qui, questa qui, ed eccola qui, questa è la consumazione appena realizzata dalla macchina Coffee to Go. Io ne approfitto per alzare lo sportellino, ecco qui, un po' di galanteria ci vuole ogni tanto, e aiutare Erika Simonazzi a mostrare questo prodotto che è
certamente bollente, ma appare solo tiepido al tatto e quindi va a proteggere coloro che appunto devono andare to go. Questo probabilmente va a risolvere uno dei loro problemi. Camminare in modo protetto, se vogliamo, da quello che è il calore della bevanda, con il tappo erogato attraverso il distributore automatico e il bicchiere con questa parte qui che va a proteggere l'epidermide. Bene, intanto complimenti, un'idea davvero strabiliante. Lo vedremo presto sul mercato? Il prodotto è già disponibile sul mercato, dipende ovviamente, bisogna acquistare il modulo per erogare i coperchi, che è disponibile a diversi produttori di macchine, e il nostro lavoro è stato quello di creare un contenitore corretto e un coperchio che possa essere erogato automaticamente. Quindi il prodotto è già disponibile. Ovviamente. Molto bene, e allora noi inauguriamo questa nuova era del vending to go, che chiamiamo coffee to go, vending to go, perché alla fine esce da un distributore automatico. Certo, è lo stesso nome di una più nota manifestazione organizzata dall'associazione Confida, ma per noi di fatto è il vending to go. È come si chiama questo tipo di canale. Purtroppo, fra virgolette, è così. Erika, grazie, sei stata cortesissima. No, io ti invito naturalmente a salutare gli amici di vendingtv.it che saranno informati successivamente attraverso Vending TV, attraverso Vending News e in versione cartacea e in versione elettronica, ma anche e soprattutto attraverso la Vending Newsletter, su tutte le novità che voi andrete a realizzare e rendere disponibili in termini di informazione nei prossimi mesi. Quindi contiamo anche sulla vostra collaborazione per informare i nostri lettori, spettatori, su tutto ciò che voi andrete a dare al mercato. Grazie e saluta pure gli amici di vendingtv.it. Grazie a tutti. Grazie Fabio e grazie a tutti, alla prossima. Bene, allora io finalmente ho qualcosa da bere tra le mani, ci riusciamo probabilmente, ne approfitto, grazie mille, ci abbeveriamo per qualche secondo, riusciamo a dissetarci probabilmente e finalmente, e poi passiamo in qualche altro stand per documentarvi su qualche altra novità presentata in questa 4 giorni milanese. Fabio Russo per vendingtv.it qui a Venditalia 2014.